It's been a while since you've gone, my dear. Una settimana ricca di appuntamenti, quella di Cortina Metraggio, il Festival del Cinema in Corto che ha animato Cortina dal 18 al 24 marzo. Tra proiezioni e workshop, grande l'entusiasmo per la rassegna e per lo scenario da favola che lo ospita da parte dei registi partecipanti. Ha un paesaggio incredibile, io sono innamorato di queste montagne, le Tofane, le Cinque Torri, oggi siamo andati a sciare in Faloria. Credo tra le più belle al mondo, giro tantissimo a Cortina, ha sempre una magia, devo dire, a parte si mangia divinamente, le persone sono estremamente carine, è un paesaggio, come dire, quasi un po' fiabesco. La forza di Cortina Metraggio secondo me sta proprio nella selezione di tutte queste persone diverse che comunque magari non sei abituato a vedere nella routine, e questa chimica che poi si crea una volta arrivati qua, che è quasi magnetica, scopri un sacco di cose di cui non eri a conoscenza, conosci un sacco di generi nuovi, un sacco di storia. Serata finale ricca di emozioni all'Alexander Hall con momenti musicali e premiazioni. Miglior corto è La Gita di Salvatore Allocca, incetta di premi per Pepitas, di Alessandro Sampaoli, tra cui il premio del pubblico, Fare Cantine e il premio Miglior Corto Commedia assegnato da Barbara Boucher. Miglior attrice Ariella Reggio e miglior attore Lino Musella. Miglior videoclip underground, Italo e Nuddo Caveni, e miglior videoclip mainstream, I Santi di Riso, è Argento Vivo, che vince anche il premio speciale Bagus. Un'edizione davvero ricca che conferma la sua importanza sull'intero territorio nazionale grazie alla forza della ideatrice Maddalena Maineri.